La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben ritrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Oggi, come ogni giorno, apriamo la nostra finestra sulla nostra città e parleremo di servizi sanitari, perché oggi è con noi la dottoressa Simonetta Guberti, che è una farmacista e direttrice della farmacia numero 4 di via Aria Nuova della nostra città. Buongiorno dottoressa Guberti, grazie di essere con noi oggi. Grazie a voi, buongiorno. La farmacia è un luogo dove si va quando si ha l'esigenza di acquistare le medicine, ma nel corso degli anni, naturalmente, le evoluzioni tecnologiche e tutte, diciamo, le complessità della società moderna hanno fatto sì che ci sia stata un'evoluzione anche all'interno delle farmacie. Oggi ci sono delle grandi novità e oggi è lei con noi per parlarcene. Ecco, quali sono i servizi che oggi offrono le nostre farmacie rispetto al passato? Sì, effettivamente c'è stata una vera e propria evoluzione in questi anni, nel senso che c'è stata anche a livello di professionalità del farmacista una vera trasformazione. Oltre alla dispensazione dei farmaci e al consiglio che normalmente quotidianamente diamo, ci troviamo proprio di fronte alla farmacia dei servizi. E questi servizi possono essere dalla telemedicina ai servizi che riguardano le prenotazioni, quindi a tutto il servizio che riguarda il CUP, a tutto quello che riguarda l'autodiagnosi, quindi dal controllo della glicemia, del colesterolo, nonché dell'emoglobina glicata. Abbiamo anche importanti novità per quanto riguarda formazioni di primo soccorso per i farmacisti, con ovviamente la presenza di defibrillatori all'interno della farmacia. Quindi i farmacisti sono comunque stati formati a manovre di primo soccorso, nonché foratura lobi, quindi tutto ciò che riguarda anche questo aspetto, e tutto il reparto che riguarda il consiglio della dermocosmesi. Quindi sono molteplici consigli e funzioni che all'interno della farmacia vengono attivati, attuati. Quindi un vero e proprio punto di servizio sanitario, non solamente, sì, diciamo, la classica, sì, vendita o distribuzione di medicinali, ma una serie di servizi che sono decisamente aumentati rispetto, sì, solo anche a una decina di anni fa. Esatto. In particolare, ci diceva dottoressa Guberti, quelli legati all'elettronica, quindi al web e quindi, certo, naturalmente alla rete. Sì, assolutamente. Allora, importante in questo contesto è la telemedicina. Abbiamo infatti adiacente alla nostra farmacia numero 1 Portamare, Portamare Servizi, dove ci sono dei locali che sono stati adibiti proprio a tutto ciò che riguarda la telemedicina che possiamo fare, ossia elettrocardiogramma, oltre pressorio e oltre dinamico. Abbiamo degli strumenti che ci permettono di raccogliere i dati ai pazienti. Vengono messi all'interno dei nostri locali, poi questi dati vengono raccolti e refertati, che è una cosa molto importante, da parte di un cardiologo ospedaliero. Quindi il paziente alla fine, per l'elettrocardiogramma, è una cosa che dura qualche minuto. Vengono posizionati gli elettrodi, vengono tolti, vengono raccolti i dati e nell'arco di 24 ore poi il medico cardiologo farà il referto. Questo referto può essere ritirato all'interno della stessa Portamare Servizi oppure se lo può scaricare direttamente attraverso il portale adibito. Diverso è il discorso per l'olter pressorio e l'olter cardiaco, dove ovviamente questi elettrodi vengono messi all'interno di Portamare Servizi, vengono tenuti dal paziente per 24 ore, si tratta di macchine molto piccoline, quindi ben gestibili. Dopo 24 ore tornano, togliamo questi elettrodi, abbiamo raccolto una serie di dati e anche in questo caso il cardiologo farà refertazione. Quindi è molto importante, perché questo, a fronte anche di liste di attesa nell'arco ovviamente del Servizio Sanitario Nazionale estremamente lunghe, può dare un servizio comodo al cittadino, tanto che poi il suo referto potrà essere poi valutato in altra sede. Molto importante, visto che stiamo parlando appunto di questi servizi, è il nostro centro di aerosolterapia, nel quale, oltre a tutti i sistemi e tutte le metodologie legate all'aerosolterapia, dove abbiamo ovviamente un ottorino, quindi uno specialista, che valuterà
quale programma sia meglio attuare per il paziente, abbiamo un'importantissima novità che è la polisonografia. La polisonografia, anche questo è stato un'esigenza proprio dettato dal fatto che facciamo fatica a trovare disponibilità per quanto riguarda i pazienti. La polisonografia è un esame importante perché c'è una grande frequenza di questo disturbo, anche se è poco conosciuto, ossia tutti i disturbi legati ad un disturbo del sonno, e quindi oltre allo stress fisico questo può comportare anche delle incidenze notevoli per quanto riguarda ictus, infarti. Ecco che allora anche questo è uno strumento molto semplice, assolutamente portabilissimo, diciamo, perché è una specie di orologino che, una volta che è stato appunto messo, raccoglie i dati durante il sonno, e ovviamente questi dati verranno refertati, così nell'arco di 24 ore anche lì si ha la possibilità di portare poi il referto e si valuta la situazione del paziente attraverso lo specialista. Questa è tutta una serie di, tra virgolette, nuove funzioni che all'interno delle farmacie comunali vengono offerte ai cittadini. Altre cose molto importanti sono appunto quelle legate, visto che stiamo parlando di servizi, al CUP. E questo ce ne siamo davvero resi conto, ed è stato veramente un lavoro titanico durante questi anni di pandemia, dove c'era un centro servizi pressoché chiuso e quindi le farmacie si sono trovate a dover, tra virgolette, coprire questa mancanza e questa carenza. Abbiamo cercato, a fronte di liste di attesa che ovviamente non dipendono da noi, di aiutare in questo contesto i cittadini, che le posso garantire erano davvero confusi e a volte anche tutti noi spaventati da quello che stava succedendo. Quindi abbiamo cercato e tuttora cerchiamo di fronteggiare tutti i giorni, quotidianamente, tutte le richieste che in merito ci vengono ovviamente fatte. Importante invece novità, ecco, da questo punto di vista sono servizi che riguardano lo SPID, quindi l'identità elettronica che riusciamo a fare presso due nostri centri, che sono appunto la farmacia Ria Nuova e Portamare Servizi, dove attraverso il provider Lepida, che è il provider della sanità, riusciamo appunto anche a creare identità ai cittadini elettronica digitale. E questa per noi è una novità, quindi anche questo stiamo vedendo che è ben apprezzato, anche perché sono tutti servizi in questo contesto gratuiti, quindi offriamo al cittadino anche questo, nonché il cambio medico. E poi appunto altri servizi molto importanti, che sono quelli anche dalla semplice misurazione della pressione. Anche in questo contesto sembra un gesto banale, gratuito in tutte le farmacie comunali, ma importante a fronte del fatto che abbiamo fatto mesi e mesi con ambulatori medici chiusi. Quindi molte persone, pensiamo anche semplicemente all'importanza nelle persone anziane di avere comunque un costante controllo a livello pressorio. Persone che non si sentivano bene, non sapevano cosa fare. Ecco, questa è la nostra attività quotidiana, oltre alla normale dispensazione dei farmaci e ai consigli su salute e prevenzione. Vi ricordo che oggi è con noi la dottoressa Simonetta Guberti, che è una farmacista ed è la direttrice della farmacia numero 4, che ha sede a Ferrara in via Aria Nuova. Stiamo parlando dei servizi che vengono offerti in realtà da tutte le farmacie comunali. Sì. Ecco, una cosa che mi ha colpito, dottoressa Guberti, sì, è il fatto che voi oggi fate degli esami o comunque li predisponete, in particolare mi è venuta in mente la polisonografia, ma che sono esami che prima si andavano a fare all'ospedale, quindi bisognava prima prenotarli e poi dopo, quando c'era la disponibilità, recarsi all'ospedale, sia perché venisse installato l'apparecchio per questo tipo di esame, poi anche per toglierlo. Il fatto che lo facciano le farmacie praticamente avvicina tantissimo a casa e velocizza questo tipo di servizio. Assolutamente sì, questa è stata un'esigenza che abbiamo sentito. Ovviamente noi all'interno delle farmacie raccogliamo quella che è l'esigenza dei cittadini, fondamentalmente ci troviamo a fare anche questo genere di servizio, sentiamo tutti i giorni, ma lo vediamo noi stessi, quindi con agende pressoché impossibili da prenotare, quindi agende chiuse, quindi appuntamenti che non riusciamo a dare. E nel momento in cui c'è stata la possibilità di poterlo fare anche all'interno di locali adibiti e adeguati a tutto ciò, ci siamo attivati già da qualche anno a questa parte, con l'acquisto di attrezzature e facendo appunto partire questo processo di telemedicina, che è molto importante e soprattutto comodo. Ci sono veramente delle attrezzature che adesso sono non più invasive ma portabilissime, e tutto ciò si è visto essere possibile ed essere un servizio ai cittadini, questo sì.
Un altro servizio di cui ci ha parlato, che mi ha colpito, è la possibilità di fare presso le farmacie dei trattamenti di aerosol. Esatto, abbiamo un centro specifico, centro di aerosol terapia, dove si attuano diverse metodologie di aerosol, non è che l'aerosol sia semplicemente uno. E questo, fino a qualche anno fa, Ferrara non lo poteva garantire, ora sì. Per i bambini, per gli adulti, per chi ovviamente ha delle infezioni a livello di naso e orecchi. E abbiamo un direttore sanitario, nonché ottorino, quindi medico specializzato, che valuta quale metodologia attivare all'interno del centro di aerosol e si fa un percorso. Questo è assolutamente un programma molto importante che prima Ferrara non garantiva, ora è possibile. E si trova adiacente alla farmacia Krasnodar, quindi in viale Krasnodar. C'è la possibilità, c'è una segreteria dove accoglie ovviamente gli appuntamenti e si può accedere tutti i giorni, quindi si può telefonare tranquillamente per informazioni. Quindi non c'è bisogno di una prescrizione del medico, di una ricetta? Può accedere in due modi, o attraverso, se un paziente è già stato da un ottorino che consiglia di fare un ciclo di aerosol terapia, quindi si accede con questa richiesta ed è possibile, abbiamo una persona che ovviamente prenderà in cura il paziente e quotidianamente lo seguirà in questo processo, perché ovviamente sono dei cicli, quindi può essere di 10, 15, 20 giorni, quello che può essere, e quindi lo accompagna in questo percorso. Oppure, se una persona si trova in difficoltà, magari ha delle affezioni e vuole una visita, abbiamo la possibilità di prima una prima visita dal nostro specialista, che poi consiglierà quale metodologia e quale processo attivare. Quindi si può venire praticamente anche con un malessere, esatto, e chiedere di essere assistiti e poi da lì eventualmente, certo, intraprendere un percorso. Certo, sì. Quante sono, dottoressa Guberti, le farmacie comunali nel nostro territorio? Le farmacie comunali sono 11 e sono dislocate su tutto il territorio comunale. Abbiamo le farmacie un pochino più periferiche, che sono la farmacia numero 3 Gaibanella e la farmacia di Ponte Gradella. Le altre sono posizionate più centrali, dove abbiamo appunto la farmacia Krasnodar e vicino alla farmacia Krasnodar abbiamo il nostro centro di aerosol terapia. Ricordo che nella farmacia Krasnodar è ancora possibile prenotare il tampone rapido, che ovviamente continua ad essere eseguito. Poi la nostra farmacia aperta 24 ore su 24, che è la farmacia Portamare. Vicino alla farmacia Portamare abbiamo il nostro centro servizi, che è Portamare Servizi, e poi tutte le altre, che sono farmacia Naviglio, la farmacia dove lavoro di via Aria Nuova, la farmacia Estense in via Bologna, e sono appunto dislocate all'interno del centro della città. Quindi molto vicine alla popolazione. Molto vicine alla popolazione, cerchiamo di coprire un po' tutto il territorio comunale e per chi avesse dei problemi di spostamenti abbiamo attivato anche un servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Quindi telefonando nella farmacia più comoda e più vicina si può attivare, quindi i farmacisti ovviamente chiedono i dati del paziente e attivano questo servizio di consegna a domicilio, che può essere fatto entro le 24 ore, oppure se c'è urgenza anche con una tempistica più breve. Ricordo anche che molto importante è che per i possessori della disability card questo servizio è gratuito. Su queste parole della dottoressa Guberti chiudiamo il nostro programma di oggi. Abbiamo visto come le farmacie si sono trasformate e si siano adeguate, in particolare ovviamente quelle comunali di cui stiamo parlando oggi, e si siano adeguate alle nuove tecnologie, quindi siano entrate queste farmacie in rete, e dentro le nostre farmacie abbiamo visto che possiamo fare anche esami che prima richiedevano tempi decisamente più lunghi e addirittura spostamenti per andare magari fino all'ospedale. Grazie alla dottoressa Guberti per essere stata con noi, vi ricordo direttrice della farmacia numero 4 di via Aria Nuova a Ferrara. Grazie a voi. L'appuntamento è alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.